alla riserva di Cava Grande del Cassibile, a immergerci un po' nella natura, e ci mancano una ventina di minuti, poi siamo arrivati, poi dobbiamo farcene altri 30-40 probabilmente per scendere, però vabbè. Vado? Ci arrivo dalla volpe, va. C'è la gamba corta. Okay. Ok, andiamo. Iniziata la discesa, che è ancora lunga, dobbiamo arrivare fino alla fine. Oggi voglio partecipare al video di Greta con la citazione: ti piacciono proprio gli sassi, eh? Sto riprendendo. Si comincia a sentire qualcosa. Pezzo di salita. Finalmente. Sì. Finalmente eccoci qui. Questa è una. Praticamente dopo quasi 50 minuti di camminata eccoci qui. Sì, 56 minuti e la situazione è questa. Andate al Cassibile, portatevi un sacco d'acqua e sappiate che la risalita è terribile, la mia faccia lo dimostra, e, però ne vale la pena, è molto molto bello. L'ultima volta che c'ero andata ci hanno fatto scappare perché nelle vicinanze c'era un incendio, oggi ci ha fatto scappare il brutto tempo. Andiamo a casa, doccia e passeggiata per Ortigia, la parte che non abbiamo visto. A cambio di meta siamo venuti a Fontane Bianche e abbiamo scoperto che tutti fanno questo, quindi sperando che abbia cose benefiche lo facciamo anche noi. Vado, è sedista personale. Faccio il trattamento. Un tanto di granuli anche di scab.
di Halloween. Oggi siamo posizionati qui. Piacciono tantissimo gli scogli, li preferisco alla spiaggia di sabbia, perché mi piace di più com'è il mare e perché c'è meno gente. Alla cattedrale. Allora, Noto è la città che mi piace di più, devo essere sincera, di tutte quelle che ho visto di questa zona. E anche questa città barocca, e anche questa, non l'abbiamo detto, come Siracusa, non abbiamo detto niente praticamente di storico, è una città che fa parte del patrimonio dell'UNESCO. Cosa che cazzo adesso ti dico da te? Se siete in zona fateci assolutamente un salto. Noi siamo venuti all'ora del tramonto perché i colori diventano davvero bellissimi. Abbiamo detto città barocca, questa è una zona di insomma città siceliote che hanno subito l'influenza davvero dei tiranni, però effettivamente poi la presenza di questi tiranni ha permesso di creare tutto una, come si dice,
permesso di costruire questi palazzi, questi sì, bellissimi, già in epoca antichissima, perché intorno alle corti di questi tiranni si riunivano tutti gli esponenti culturali, i maggiori esponenti culturali di quell'epoca, quindi, e poi tutti i vari domini, aragonese, normanno e così via, sono tutti i domini che permisero proprio a queste città di diventare belle anche nell'architettura. Le terrazze della chiesa di Santa Chiara, ne valeva molto la pena, devo dire. Arrivato il cibo e lì pistacchio, te pareva? Ora di fronte un bel bicchiere di vino con la lady. Okay. Siamo al ristorante. Siamo al ristorante e Flavio vuole che vi racconti la storia delle teste di Moro. Innanzitutto il ristorante Bella Madri. Ah ok, il ristorante Bella Madri. Bella Madri di Noro. Noto. Circondati dalle teste di Moro che sono queste qui. Allora, racconta quello che mi ha raccontato a me. Ok, io l'ho raccontato a lui, ma sicuramente qualche siciliano mi correggerà se sbaglio qualche cosa. Insomma, praticamente la storia è quella, la storia di questa bella ragazza che non ricordo se insomma, cantava, insomma era sul balcone. Passa questo moro che la vede e improvvisamente si innamora. Sì. E lei, presa da questo gesto, insomma, così romantico di questo moro che passa e si innamora di lei, ricambia il sentimento. Però poi scopre che lui in realtà a casa aveva moglie e figli e quindi prende e, presa dalla rabbia, gli taglia la testa, la mette sul balcone come diciamo decorazione, e niente, tutte quelle persone che quindi passano e guardano il balcone di questa ragazza dicono: ah, che bella questa testa di Moro, bellissima, la vogliono anche loro. E da qui la leggenda delle teste di Moro, la l'usanza di queste teste di Moro, insomma. Quindi praticamente fatevi l'affari vostra. Buondì.
oggi un po' traballanti per questa strada sterrata, stiamo cercando di andare a Calamusche. L'ho visto a Crosuè. Crosuè non ti piaceva? No, oh, pranzo, panino e burger vegetale. No, com'è se il burger vegetale della Lidl ci piace? L'uomo di Neanderthal. Infatti serve una mano però. Vai, è salito il MacGyver. Guarda che c'è la plastica. Plastica è gialla. Guarda che c'è il video. Civile, civile, puoi togliere. È che l'altra gente che struzza. Non è, è che sono troppi. Ci provo a far legale, però. Via. Siamo arrivati a Marzanemi, anche se siamo un po' stanchini dalla giornata, perché oggi mi sa che abbiamo preso una giornata che, boh, forse facevano 40-42 gradi all'ora di pranzo, quindi siamo un po' cotti, però facciamo una passeggiatina per Marzanemi e poi ce ne andiamo a casa. Vabbè, visto che eravamo stanchi, super brioche, pistacchio e quest'altra è ricotta e fichi e cioccolato di Modica con cannella, scorza di limone e non so che altro. Don Peppino, Don Peppino! Abitat naturale alla ricerca di foto artistiche. Passeggiata per la piazzetta di Marzanemi, sì. Anche se c'era un po' tanta gente rispetto all'ultima volta che ci sono stata, però è anche molto più carina. E anche Marzanemi è patrimonio dell'UNESCO, ma abbastanza palese. E questa invece è araba, probabilmente Mars qualcosa, un nome di origine araba.